SCP-018 deve essere contenuto in un particolare contenitore di metallo dentro una cassa sigillata di 1 metro per 1 metro per 1 metro e rivestita con una pesante imbottitura sintetica. La cassa sigillata deve essere a sua volta immersa al centro di un serbatoio di polietilene di 10 metri per 10 metri per 10 metri. Se SCP-018 si libera dalla scatola che lo contiene, la base di polietilene Q rallenta l'attività cinetica abbastanza da permettere al personale di contenimento di attuare un recupero adatto. Il personale che entra nella camera di contenimento di SCP-018 deve indossare la placcatura specializzata, trovata durante l'osservazione di SCP-018, e un sistema di respirazione prima di essere calato nel serbatoio in polietilene. Se SCP-018 dovesse essere venire trovato fuori dal contenitore di polietilene, si consiglia agli addetti del personale di chiudersi in una stanza separata e di chiudere porte e spifferi per isolare SCP-018 fino all'arrivo delle squadre di contenimento. SCP-018 all'aspetto di una Super Bowl prodotta dalla Wamuu Company nel 1969. Si tratta di una palla di 6 cm di diametro, colorata di rosso. Trovata quando la Company è stata ingaggiata per ripulire un magazzino in cui la Wamuu conservava la merce, si è notato che è in grado di rimbalzare ad altezze estreme. Dapprima si è pensato che potesse essere un giocattolo interessante per bambini. Poi si è notato che l'SCP-018 era in grado di rimbalzare fino al 200% d'efficienza, vale a dire, se lasciato cadere da 1 metro di altezza, rimbalzerà per 2, poi 4, quindi 8 e poi 16. La palla è diventata in poco tempo un proiettile pericoloso, raggiungendo una velocità stimata oltre i 100 km orari, danneggiando proprietà e ferendo 5 persone nella città di. Si è fermata dopo diversi giorni nel vicino lago di ed è stata recuperata dal personale affidato all'elemento. A causa della velocità dell'oggetto e della totale sorpresa delle vittime, non è stata richiesta o avviata nessuna manovra di copertura. Spero sia tutto a posto. La ragione per la quale ti scrivo è perché credo di aver trovato un metodo più efficace per il recupero di SCP nuovi o fuggiti. Sì, mi rendo conto che non abbiamo avuto alcun progresso circa un qualunque meccanismo inverso che in qualche modo permetta a questa cosa di lasciarci sfidare le leggi della termodinamica, ma abbiamo messo a punto un metodo molto efficace per utilizzarla insieme ad una di quelle nuove armature SCP-A5. Ascoltami, l'abbiamo messa sul fondo di uno stivale, applicato un piccolo dispositivo meccanico e tada! La tuta ora è in grado di saltare oltre un edificio. Inoltre, se chi lo indossa punta i piedi contro qualcosa che vuole morto, beh, diciamo che gli spedisce un calcio straordinario. Tutto quel che mi serve è un permesso per modificare le preesistenti tute SCP-A5 e sarete in grado di catturare oltre agli SCP fuggiti. Fidati di me, ti ho mai deluso in passato? Dottor, dopo l'assegnazione, all'agente è stata richiesta la tua armatura modificata SCP-A5 per il recupero di SCP ed i risultati sono contrastanti. L'agente è stato in grado di posizionare il collare sull'SCP, di inseguirlo attraverso il rio delle Amazzoni e di reprimerlo per smembramento. Tuttavia, a causa di un malfunzionamento del piccolo dispositivo meccanico, è stato lanciato per quasi 1 miglio in aria e si è rotto 2 gambe, 7 costole e ha perso un braccio ed ha riportato una frattura al cranio nel momento in cui ha colpito l'acqua del lago mentre scendeva. Dovrai risolvere il problema prima che io autorizzi l'armatura per uso comune. Non preoccuparti, è risolto. Ma avrei ulteriori idee.
Se mi può essere concesso l'utilizzo di un po' d'acqua dell'SCP-06, l'SCP e possibilmente SCP, posso fornirti una serie di armature SCP-A5 ed un agente in grado di catturare qualsiasi, se non tutti, gli SCP fuggiti o non raggiunti. Tutto quel che attendo è la tua approvazione.